Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buona domenica! E buona fortuna che ce ne vuole assai, perché pensavamo di stare ma rovinati, ma stiamo peggio. Vi ho aggiornato ieri sulle ultime novità. E come dicono a Bari, Santo Nicolo Prodigio, dai Ritz senza contenuto, dai Ritz vacante. Un bel Ritz vacante, proteggici San Nicolo. Noi stiamo a queste condizioni. Stiamo a queste condizioni che praticamente drammatiche, nomine senza logica, o meglio che rispondono a un'unica logica. Il potere della Di Biceglia si afferma in ogni settore, non lascerà i suoi servizi sociali, soltanto che con l'amico del babbo, perché Rosario Spione è tanto amico del babbo, cercherà di allungare il suo controllo sul terzo piano, dove è in atto ovviamente una fronda assoluta, perché Principe, da quando poi c'è stato il crollo di Palazzo Carmelo, che gli è stato accollato, attribuito come responsabilità, sia pure indiretta, e in polemica con tutti quanti, si è assentato, poi è tornato, poi c'è la storia delle lettere che sono state fatte, lavoriamo troppo, ma quando mai, figuratevi, ma per amor di Dio, insomma, è polemica aperta. Liscio è stato vittima di questa polemica, praticamente costretto alle dimissioni che non ha spiegato. Loro sono la trasparenza e la luminosità, e quindi si continua in questa direzione. Prevedo tempi molto bui, molto bui. Ritz vacante, cioè senza frutto e soltanto spinosi per il nostro futuro, che invece avrebbe bisogno di una intensa opera amministrativa. Vedete, voglio proprio dedicare 5 minuti all'unica cosa buona che in un anno e mezzo, un anno e più, è stata fatta. Parlo di Piazza Santa Maria, Santa Teresa di Calcutta. Lì noi avevamo già programmato un intervento urbanistico che, risalendo alla convenzione precedente, avrebbe permesso al privato di realizzare un intervento che io ritenevo importante e utile, e nello stesso tempo avremmo ottenuto per il pubblico la riqualificazione di quell'area, non soltanto l'asfalto per pochi metri, ma la intera riqualificazione, perché lì ci sono due zone, una più centrale e l'altra un po' più periferica, che vanno recuperate. Bene, questa io non conosco i particolari, ho letto soltanto che si procedeva a una parziale pavimentazione di quella zona, riprendendo quella che era l'idea mia iniziale, che non era un'idea, era una filosofia amministrativa, cioè un accordo fra pubblico e privato, dove il privato interviene per fare dei lavori di pubblica utilità, il pubblico evidentemente concede un beneficio al privato. Questa è la logica. Ma scusate,
se parlo della mia attività amministrativa, scusate, l'ingresso di via Foggia non è frutto di una collaborazione fra amministrazione e il signor Masiello? Scusate, piazza, l'accesso di via Candela non è frutto di una collaborazione fra pubblico e privato che ha realizzato quella rotatoria, quello svincolo, e così per tante altre cose. Come ce lo troviamo un palazzetto dello sport se non con una collaborazione fra pubblico e privato? Il privato è Mega Market, che ha realizzato il FAMLA, e in cambio di quel terreno ci ha costruito il palazzetto. La pubblica amministrazione, ieri abbiamo scherzato, oggi parliamo seriamente, la pubblica amministrazione non ha le disponibilità economiche per soddisfare i bisogni di un'intera comunità, ma non tutti i bisogni, nemmeno una parte, nemmeno il 50%, perché le amministrazioni pubbliche, i comuni, sono stati ridotti dalle politiche governative, sono stati ridotti a gestire l'ordinaria amministrazione, nemmeno tutti i servizi pubblici necessari, è chiaro? Quindi interventi migliorativi passano soltanto attraverso la sinergia fra pubblico e privato, attirare l'attenzione e il finanziamento del privato da parte del pubblico. È semplice, è facile concedere facoltà, che abbiamo fatto, noi abbiamo favorito in tutto l'intervento al Mulino Casillo, noi stiamo favorendo, abbiamo favorito, e con le norme che abbiamo approvato noi si favorisce l'intervento su Tamma. Se non c'è più la distilleria Franceschinelli in Rudere, ma c'è un, si può dire, un quartiere realizzato e anche realizzato bene, è perché il pubblico si è unito al privato e ha lavorato insieme col privato. Questo bisogna fare, questo era in programma a Piazza Madre Teresa di Calcutta, ed era l'intuizione su cui mi muovevo io e si muoveva la nostra amministrazione: sinergia pubblico-privato. E in questa ottica faccio per dire l'RSA, le spalle dei carabinieri, RSA Madonna di Ripalta, è frutto di un investimento privato e di una collaborazione pubblica. Tutto quello che di buono noi abbiamo fatto al 90% è frutto di questa politica. Ora ci ha messo un anno e 8 mesi, 10 mesi, non lo so, ma finalmente a sua lampadina si è accesa questa, è il caso di dire, questa intuizione, si è accesa questa lampadina: devi collaborare col privato, te li devi chiamare in comune, li devi ricevere, devi discutere, devi trovare il punto d'incontro fra le esigenze pubbliche e la convenienza dei privati. Ci sono lottizzazioni che possono riqualificare interi quartieri, alle Fornaci, tutta la zona San Marco sta là nei cassetti, qua davanti al mio studio, di fronte al McDonald's, c'è un'altra lottizzazione che aspetta di essere esaminata, di fronte al tribunale c'è una lottizzazione che aspetta di essere esaminata. Sono proposte urbanistiche di privati che ovviamente hanno un loro interesse, ma che volete che vi vengano a fare lavori di interesse pubblico a gratis? È chiaro che hanno un interesse. L'amministrazione, in cambio di un atteggiamento, di un'apertura, di una disponibilità, ottiene lavori, ottiene interventi come a Piazza Madre Teresa di Calcutta. Questa è la logica. Il McDonald's, ma
perché? Se quelli me l'avevano promesso, sindaco, in cambio della rapidità amministrativa, noi ci impegniamo a ricreare la strada alle spalle del McDonald's, a sistemare tutto l'incrocio, a sistemare la zona circostante fino alla rotatoria, quella del vecchio commissariato. Perché non si continua su queste strade? Ma dove vuoi andare? Che costi vuoi inventare? Tu e le chiacchiere, pensate, diciamo, questi sono ridicoli. Nominano spione, assessore, l'unica cosa che sanno dire, spione, che sa fare? No, quello scrive sui social con Raffranco Metto. Oh, io non sono sindaco da 4 anni. E rimane questa la medaglia che dobbiamo dare a Spione. Possibile che non si arrivi a dare questo impulso? Mario Liscio io l'avevo sempre accolto come una controfigura del fratello, un protagonista sbiadito, una sorta di fantasma amministrativo. Adesso se ne va, dopo non so quanti mesi sono passati, 18, 20, non lo so, non mi fate fare il conto, se ne va, che cosa si porta? Che cosa ha dato, che cosa ha lasciato, che cosa ha fatto? Spione, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di visioni urbanistiche di Spione. Spione ha una visione urbanistica, ha un concetto. No, è un'altra pedina di Maria di Bisceglie che, insieme con D'Alessandro, per la verità, che adesso mi dicono avrebbe anche un'altra mira. E allora io, questa persona che vogliono colpire, la devo tutelare, la devo difendere. La prossima vittima della coppia di Bisceglie D'Alessandro sarà la presidente del Consiglio, la mia cara amica, la Palisse, Sabina Di Tommaso. Dice, possibile? Eppure, cari amici, di questo si parla. Dice, allora tu vuoi pigliare parte di Sabina? Francamente, a me quello che mi ricordo di Sabina Di Tommaso è che disse che non voleva il McDonald's perché a lei gli piacciono i panzerotti. Insomma, questo è il livello della polemica. Poi l'avete vista, insomma, in alcune performance come presidente del Consiglio. Quindi io non ho molta simpatia per Sabina. Però nella mia vita io sono andato sempre a favore dei più deboli. Allora, in questo momento, dato che la mia signora La Palisse mi sembra debole, più che mi sembra debole, è debole, allora dobbiamo prendere parte di Sabina. Allora, io difendo Sabina Di Tommaso e pretendo che resti presidente del Consiglio Comunale. Dici, ma tu chi si sta montando la capita? Io lo sto dicendo apposta, nel senso che se io difendo Sabina Di Tommaso, questi si incazzano ancora di più con Sabina Di Tommaso. E presto Sabina Di Tommaso sarà chiamata al partito a giustificare. Perché metto di parte tu? Perché tutto ruota intorno a me. Signori, sto scherzando, di chi sarà il presidente del Consiglio non me ne frega assolutamente niente. Peggio di Sabina Di Tommaso è difficile scegliere. Oddio, un nome per fare peggio di Sabina Di Tommaso ci sarebbe, sarebbe Pokémon, però non so se io credo che ambisca, anche perché a fare il presidente del Consiglio stanno sempre 2.000 euro al mese che ballano, 2.100 e tanti, diciamo, un congruo stipendio a fronte di fare poco, quasi niente, perché poi gli impegni come presidente del Consiglio sono pari a zero, per come li intendono loro il presidente del Consiglio, perché per come li intendo io il presidente del Consiglio sarebbe attivissimo e importantissimo, ma per come li intendono loro, che sia uno che sia l'altro, non è che ce ne freghi molto. Però
A quanto pare l'appetito di D'Alessandro e di Libicegna per altre cariche non è ancora sopito. E allora, cari amici, vogliamo fare una riflessione molto banale? C'è tanto attivismo nel combattersi le poltrone, nel disputarsi gli stipendi. Non c'è altrettanto attivismo sul piano delle cose concrete da fare. E io per una volta ho fatto l'esempio di una cosa che condivido, cioè la collaborazione pubblico-privato in alcuni settori, specialmente quelli urbanistici. Esprimo l'auspicio che tutto questo succeda in tutti i settori e nell'urbanistica in tutti i quartieri interessati a proposte interessanti, a proposte stimolanti. Poi guardo la realtà, chi dovrebbe fare queste cose si chiama Rosario Spione e perdo tutte le speranze. Occhio vivo, restatevi buoni. Ma il cielo è...